pesanti aggiornamenti legati al calciomercato dell'Inter e quello che potrebbe avvenire nelle prossime settimane. Le prime novità arrivano dalla Spagna e raccontano molto chiaramente qualcosa di davvero pesante. A quanto pare, infatti, l'Inter vorrebbe intavolare una trattativa con il Barcellona per prendere Kessié e riportarlo a Milano. L'idea di Beppe Marotta? Molto chiara. Provare ad intavolare uno scambio che possa coinvolgere i cartellini di Correa e Dumfries. La risposta del Barcellona in questo senso, non si è fatta attendere. Secondo quanto viene riportato sempre in Spagna, infatti, l'idea del Barca sarebbe quella di non accettare una simile proposta e anzi di proporre qualcos'altro a Jang e Marotta per provare a portare a termine l'operazione. Se l'Inter vuole Kessié, scrivono da quelle parti, allora dovrà mettere sul tavolo il cartellino di Brozovic. Sempre ad un passo dall'addio, adesso il calciatore pare poter tornare utile in questo senso a Marotta. Che però, riflette, probabilmente Inzaghi vuole pensarci due volte prima di dare l'occa ad una simile cessione. Motivo per cui, ci sarà da attendere. Occhio però anche ad altre notizie che sono arrivate in queste ore e che raccontano qualcosa di molto grosso. Sky Sport dà aggiornamenti molto interessanti circa il possibile futuro di Onana. Il giocatore, secondo l'emittente satellitare, ha delle offerte molto importanti dall'estero. Secondo Sky, l'Inter sta riflettendo. E un calciatore arrivato a zero e dunque, potrebbe rappresentare una plusvalenza da urlo per le casse dell'Inter e per il player trading. Novità pesanti, arrivano anche rispetto a quel che concerne Hakimi. Hakimi spinge per tornare all'Inter. Se ne parla in continuazione e oggi, arrivano nuove conferme rispetto al fatto che il calciatore stia spingendo tantissimo per poter tornare a Milano. Si tratterebbe comunque di un'operazione complessa. Il PSG ha versato nelle casse nerazzurre 68 milioni di euro. Come li ammortizza? L'idea, a questo punto, potrebbe essere quella di provare a fare un'operazione in stile Lukaku. E dunque a prendere il calciatore in prestito, magari per un paio di anni. Secondo quanto scrive Libero, Hakimi starebbe spingendo fortissimo, pur di tornare a Milano. Sarebbe clamoroso, ma oggi la cosa sembra davvero verosimile. L'agente di Dzeko a Istanbul, il Fenerbahçe fa sul serio. L'Inter è tornata a Milano dopo la sfortunata trasferta di Istanbul dove i nerazzurri hanno perso la finale di Champions League contro il Manchester City, ma è ancora nella capitale turca che si gioca parte del mercato nerazzurro. Edin Dzeko, uno dei giocatori in lista d'attesa per il rinnovo, è entrato nel mirino della seconda forza della Super League, il Fenerbahçe, che, in cerca di un numero 9 di classe, peso e carisma, è pronto a soddisfare tutte le richieste che in questi mesi hanno fatto tentennare l'Inter. Soccer Agency e dunque procuratore dell'attaccante bosniaco, si è recato in terra anatolica per ascoltare le ragioni del Fener, club nel quale gioca l'ex Cagliari Joao Pedro, galvanizzato dalla Coppa di Turchia vinta ieri nel derby contro il Başakşehir, 2-0 con doppietta del belga ex Chelsea Batshuayi. L'Inter avrebbe avuto in mente un accordo di un anno più uno opzionale, a una cifra leggermente inferiore rispetto ai 5 milioni percepiti attualmente, una formula che anche i turchi sono pronti a mettere sul piatto a cifre rialzate, dato che Joshua King e proprio Joao Pedro vanno verso l'addio. Dzeko non troverebbe, però, l'allenatore Jorge Jesus, il cui addio al club turco è ufficiale da poco.
dalle garanzie sul nuovo tecnico, che le voci vogliono essere l'ex Fiorentina e Milan Montella, dipenderà anche la forza della proposta che Lucci porterà da Istanbul a Milano.